Ciao, Namaste, sono Giulia, insegno yoga e meditazione e sono la responsabile di questo reparto su MacroLibrarsi. Nel video di oggi vediamo un utilizzo diverso della cintura yoga o cinghia yoga. Spesso viene utilizzata in tutte quelle posizioni qui non arriviamo magari alla posizione completa perché il nostro corpo ancora sta lavorando, come ad esempio in Paschimottanasana, se non arriviamo ad afferrare i piedi possiamo mettere la nostra cintura sotto l'avampiede e iniziare a lavorare con la flessibilità. Questo ci consente di avere la schiena dritta, di sentire le gambe che lavorano e quindi di avere la posizione con un allineamento più corretto senza farci male. Ma questo appunto non è solo l'utilizzo che possiamo fare della cintura. Specialmente in questo periodo in cui magari stiamo un pochino più seduti, un pochino più in casa, l'atteggiamento delle nostre spalle può cambiare, quindi il petto magari non sempre è aperto, ma anche se lavoriamo al computer, se studiamo, se scriviamo, l'atteggiamento è quello di curvare la schiena e di chiuderci nella posizione. Ci viene in aiuto la cinghia. Prendiamo quindi la nostra cinghia, la pieghiamo a metà e portiamo la metà della cinghia stessa dietro la nostra schiena, quindi ci mettiamo il dito e la portiamo dietro la nostra schiena all'altezza sotto le scapole per intenderci. Da qui portiamo i lembi indietro, ok, in questo modo, e li incrociamo. Dobbiamo stringere un pochino in modo da sentire, iniziare a sentire le scapole che si uniscono e poi chiudiamo la nostra cintura facendo passare prima la cinghia in tutti e due i semicerchi e poi solo in uno e andiamo a stringerla in modo che sia sotto il nostro petto. Dobbiamo sentire la cinghia abbastanza tirare, quindi regoliamoci, ovviamente non vogliamo avere il respiro contratto per la nostra cinghia, deve essere abbastanza rigida. Questo ci permette di avere il petto aperto. Quando utilizzarla? Anche semplicemente se dedichiamo 5-10 minuti alla meditazione, magari facciamolo alcune volte con la cinghia in questa posizione. Quindi poi ci mettiamo la cinghia e prendiamo la nostra posizione di meditazione e questo ci consente di avere la schiena più dritta e il petto più aperto. Nel momento in cui sentiamo che è troppo, che ci dà fastidio, possiamo comunque scioglierla. Però è un ottimo esercizio per iniziare a lavorare con le aperture, soprattutto se stiamo tanto seduti o se lavoriamo tanto al computer e quindi tendiamo a chiudere le spalle in avanti. Spero che questo video ti sia stato utile. Se non vuoi perdere tutti gli altri video con le pratiche e con i consigli dedicati allo yoga e alla meditazione, ti consiglio di iscriverti al canale di MacroLibrarsi e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato. Grazie mille. Namaste, alla prossima.